aprile 1854. È il giorno fatidico della prima gara di equitazione a San Rossore, la prima corsa dei cavalli. Naturalmente la tenuta di San Rossore è un luogo prestigioso, illustre, fin da quei tempi, i tempi in cui ancora non esisteva l'Italia, esisteva invece il Granducato di Toscana, e a animare quella iniziativa fu il Granduca Leopoldo II di Lorena. Del resto Leopoldo II con Pisa aveva un rapporto particolare, molto bello, sentiva quella come una realtà di grande riferimento per il Granducato, e quindi la tenuta di San Rossore era stata già all'epoca granducale considerata una delle realtà di riferimento per il Granduca, la corte e la valorizzazione del loro rapporto con i cittadini. Quindi, rispondendo alle caratteristiche di questo bellissimo parco che arriva fino al mare, ecco che fin dal 1829 si era in qualche modo prospettata la possibilità di realizzare una bella pista per le corse dei cavalli. L'aveva progettata un architetto pisano, il Burchielli, però fino a quel momento, fino al 1854, era rimasta una pista che consentiva di poter fare attività. Erano sorti i vari box, vari proprietari pisani avevano avuto l'autorizzazione da parte del Granduca, ma la prima vera e propria corsa fu appunto a metà dell'Ottocento. In quel 3 aprile 1854 si svolge quindi una competizione che seguirà allo strutturare San Rossore come ippodromo. Un ippodromo che diventa fra i più famosi e importanti in Italia. Se noi pensiamo alla grande stagione di un fantino come Enrico Camisci, che lì cresce, valorizza il suo talento e poi diventa il conduttore di Ribaud, che vince in tutte le piste di Europa e del mondo, noi ci rendiamo conto della storia che ha San Rossore, il Gran Premio Pisa, il significato che nell'Ippica svolgerà quel grande luogo per gare e momenti di incontro della società. Naturalmente sappiamo bene che San Rossore, con tutte le sue caratteristiche, è di per sé un riferimento in quegli ultimi anni del Granducato, ma soprattutto poi nel Regno d'Italia, quanto Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, voleva vivere giornate a San Rossore, quanto lo vorrà il nipote Vittorio Emanuele III, quanto i presidenti della Repubblica. Insomma, San Rossore e la sua tenuta, oggi gestita dalla Regione, sono un grande riferimento per tutta Italia.